Siamo al Nole Forum, punto in cui avvengono le vaccinazioni contro il Covid-19. Qui andremo a intervistare Riccardo Baima, che è il presidente dell'associazione Base Sierra, che si occupa di gestire l'hub vaccinale. Buongiorno a tutti, sono Riccardo Baima, sono il presidente dell'associazione Radio Emergenza Base Sierra di Nole. La nostra associazione nasce 30 anni fa, ci siamo occupati da subito di telecomunicazioni in emergenza. Poi negli anni, con l'evolversi delle attività, chiaramente ci siamo evoluti anche noi e quindi oggi ci occupiamo anche di logistica, di attività legate comunque alla protezione civile in generale. La nostra attività qui al Lab nasce da quando è nato, nel senso che l'abbiamo costruito insieme all'amministrazione sull'indicazione che ci ha dato l'ASL, e quindi da aprile fondamentalmente siamo qui che facciamo attività di supporto alle attività vaccinali. Questo Hub nasce inizialmente con il progetto Nole ti vaccina, che era appunto l'obiettivo di da parte dei medici di base di poter vaccinare i propri assistiti in un contesto controllato che poteva essere appunto il Nole Forum. Quindi abbiamo attivato e allestito il Nole Forum. Siamo partiti con poche decine di vaccinazioni al giorno, forse non più di 50. Poi l'ASL ha attivato l'hub di Nole come tutti gli altri hub della zona e di lì quindi siamo partiti secondo i calendari che dava chiaramente l'ASL. Quindi per alcune settimane erano solo alcuni giorni a settimana e poi in maniera più intensa siamo arrivati ad avere l'apertura di 4-5 settimane consecutive, 7 giorni su 7. I numeri sono variabili, chiaramente si partiva dalle prime settimane con poche centinaia fino ad arrivare a dei grossi impegni con oltre 500 persone al giorno vaccinate, con tre linee di vaccinazione, con tutta una serie di persone che possono supportare chiaramente i cittadini che vengono qui a vaccinarsi da noi. Base Sierra in realtà, come tutta la protezione civile regionale e anche nazionale, si è attivata in primis di dare supporto al monitoraggio del territorio insieme alle altre componenti della protezione civile nazionale. Nei nostri comuni chiaramente poi ci siamo adoperati per quello che era la distribuzione delle mascherine massive che è stata fatta, quindi abbiamo portato oltre 60.000 mascherine nei comuni della zona in collaborazione sia con le associazioni locali che con l'amministrazione. Poi chiaramente la Regione Piemonte ha cominciato a distribuire anche il materiale sanitario alle RSA, quindi alle strutture sanitarie, anche in questo caso in concerto con il coordinamento provinciale abbiamo cominciato a distribuire e portare questo materiale nell'RSA. Dopodiché siamo stati chiamati in base a quello che era la necessità dell'amministrazione, quindi la consegna dei pasti piuttosto che il supporto delle attività secondarie come i mercati o come le grandi manifestazioni, proprio in supporto per far sì che si potesse svolgere per quanto possibile le attività in sicurezza. L'hub già dall'inizio ha funzionato relativamente bene, ci siamo organizzati in modo tale da poter supportare tutto quello che l'amministrazione poteva, diciamo, chiederci e soprattutto poi anche quello che l'ASL poteva chiedere all'amministrazione. Quindi questa attività di concerto fra amministrazione, ASL e noi dell'associazione ha dato dei buoni frutti, soprattutto per il fatto che poi qui ci sono anche presenti dei cittadini che hanno dato la loro libera disponibilità per dare una mano e quindi possiamo tutti i giorni contare su decine di volontari che possono supportare proprio i cittadini che vengono qui a farsi vaccinare. Qui a Nole, oltre alla nostra associazione, c'è l'Associazione Nazionale Alpini, l'AMPI, che danno i loro volontari come diamo noi per far sì che tutto funzioni tendenzialmente bene. C'è da ricordare anche che molti amministratori di Nole danno la loro disponibilità gratuita per venire qui a supportare i cittadini e poi appunto questi liberi cittadini che dopo una piccola formazione che hanno fatto qui con noi con la modulistica possono aiutare i cittadini in questo senso. In origine vi era anche la Croce Rossa che dava il suo supporto, che poi però è stato sostituito da parte dell'ASL con altri servizi. L'imparare ad aiutare quelli che vengono a farsi vaccinare nella compilazione della modulistica, perché la modulistica nel tempo è variata in funzione delle vaccinazioni, in funzione del numero di vaccinazioni e del tempo che passava fra le varie vaccinazioni. Quindi mi accordo con i medici di base che sono qui, abbiamo sempre cercato di dare delle indicazioni corrette e funzionali rispetto alle vaccinazioni. I cittadini arrivano qui al Lab sulla base della messaggistica che viene inviata dal servizio regionale, quindi arriva al primo tavolo in cui c'è questo primo controllo del nominativo e la verifica se la persona chiaramente ha diritto di poter accedere al Lab vaccinale. Dopo che la persona è stata accettata viene inviata ai tavoli di compilazione dove possono essere aiutati dal nostro personale che aiuta la compilazione della modulistica e fa sì che i dati ci siano corretti chiaramente. Fatto questo secondo step, si arriva al tavolo dell'accettazione dove viene ancora fatta un'ulteriore verifica sulla persona che si predispone alla vaccinazione, verifica della lista e l'invio al medico. Il medico poi si occupa dell'anamnesi insieme al personale amministrativo dell'ASL, valida il fatto che possa essere fatta la vaccinazione,
e a questo punto si passa nell'ultima zona, dove ci sono appunto le infermiere dell'ASL che si occupano della vaccinazione vera e propria. Fatta questa attività di vaccinazione, come previsto dal protocollo, c'è l'attesa nella zona protetta di 15 minuti o dal tempo indicato dal medico di base, dopodiché c'è l'uscita dal nostro centro vaccinale con tutte le operazioni fatte e il rilascio dei documenti necessari. Quindi questa è la vita di questo hub durante tutti i giorni. Sono qua al centro vaccinale di Nole, però bisogna dire che per quanto riguarda gli alpini fanno servizio non solo al centro di Nole, ma a tutti i centri, probabilmente ci sono gli alpini che prestano servizio. Questo preso con accordo con proprio la sezione di Torino, di cui io faccio parte e sono il consigliere sezionale.